La campagna contro la sosta selvaggia nasce dall'esigenza dell'Aeroporto Internazionale di Napoli di fronteggiare il fenomeno delle auto in fermata nell'area partenze e arrivi. Qui la sosta, seppur breve, è sempre vietata e difficile da contrastare. La sosta selvaggia è un malcostume che aumenta drasticamente i tempi di percorrenza, ostruendo la viabilità. Auto parcheggiate in divieto di sosta e di fermata, in doppia o tripla fila, sulle strisce pedonali, sui marciapiedi. Auto che occupano posti per disabili, corsie e stalli destinati a mezzi pubblici. Per questo motivo, la campagna parte dall'aeroporto per espandersi su tutto il territorio cittadino. Un'operazione animata dalla volontà di sensibilizzare l'opinione pubblica su uno degli aspetti nocivi della vita della metropoli partenopea. L'idea di Agrelli e Basta per la campagna congiunta dell'aeroporto di Napoli e di Città di Partenope è basata su un'azione di guerriglia mediatica, interattiva e virale. Palloncini aerostatici con il simbolo convenzionale dannoso alla salute da apporre alle auto in divieto di sosta con il messaggio nocivico alla salute stradale. 1000 i palloncini, 100 volontari, 10 promoter e più di 10 aree metropolitane da Secondigliano a Posillipo coinvolte per 4 giorni. A raccontare i risultati, i veicoli ironicamente sanzionati che sono stati oltre 2000. Inibire e coinvolgere, gli obiettivi dello street marketing firmato Agrelli e Basta. Per la declinazione della campagna sono state scelte bici pubblicitarie, uomini sandwich, flyers, affissioni e un esclusivo kit nocivico completo delle istruzioni e dell'occorrente per il posizionamento dei palloncini. Sui social network l'hashtag nocivico ha raccolto i momenti della battaglia creativa. Il messaggio ha viaggiato senza rallentamenti, con il passaparola della rete, conquistando l'attenzione di radio, TV locali, testate giornalistiche on e offline. Buonasera, Claudio Agrelli, città di Partenope. Mi fa piacere che il comandante dei vigili ha chiamato in causa proprio i cittadini chiedendo una mano. Beh, se non è una mano questa... Sposiamo il progetto dell'agenzia Agrelli e Basta. A veicolarlo anche qualche testimonial come Patrizio Rispo, ispirato dal sentimento civico della manifestazione.